Buonasera signora, in centro storico, periodo di saldi, lei ha comprato? Poca roba perché con la crisi che c'è non sono neanche invogliata. Alla fine ha speso quindi meno rispetto all'anno Sì, scorso? ho speso molto meno. Quel poco che ho voluto comprare l'ho aspettato che venissero proprio i saldi. Secondo lei quale sarebbe la soluzione? Ne vede? La soluzione? Che il governo si dia una regolata. La soluzione noi non la possiamo trovare perché siamo le vittime di questa situazione. La soluzione, non lo so, che i commercianti comincino a abbassare i prezzi, perché hanno iniziato con dei prezzi troppo alti. Per cui se abbassano i prezzi anche noi forse qualcosa acquisteremo. Magari anche il fatto delle tasse che colpiscono sia i cittadini Appunto, normali l'IMU ci che i ha tagliato commercianti. le gambe, perché col poco che uno voleva spendere con la tredicesima l'ha speso con queste tasse e basta. Buonasera, in giro per il centro storico non è tanto pieno, però volevo chiedervi, siete in giro per acquisti? No, stiamo facendo una passeggiata e basta così per prendere un po' d'aria. Non c'è molta gente in giro, come vede, forse siamo gli unici. Periodo di saldi. Periodo di saldi, però non ci sono soldi perché è aumentata la disoccupazione, i politici stanno pensando alle poltrone e chi è senza lavoro rimane senza lavoro. Quindi credo che, saldi o non saldi, la gente abbia difficoltà ad acquistare qualunque cosa. E ad Alghero nello specifico, lei dove vede il problema? Ma ad Alghero penso che Alghero sia come tutti gli altri territori, dove la disoccupazione aumenta, dove progetti di occupazione quasi zero e quindi credo che insomma, il problema sia comune a tutti i territori. Credo che insomma, ci sia bisogno di un atteggiamento più sensibile da parte dei politici e credo che bisogna rivedere un po' lo stato sociale e quindi la ripartizione del reddito, se no non se ne esce. Non credo che sia un problema di destra o di sinistra, ma è proprio un problema come dire, di una situazione che si sta anche, come dire, si sta perdendo, in quanto non ci sono più degli schieramenti politici che veramente stanno gestendo questo problema e quindi credo che stia sempre lievitando la disoccupazione, la disperazione e il disagio sociale. Dopodiché, come vedete, basta passare in giro per le vie, ma così ad Alghero, così a Sassari e così credo sia in tutta la Sardegna, ma anche in tutta Italia. In giro per il centro storico, volevo sapere da lei, insomma, alla fine le persone che mi hanno intervistato prima di lei ci hanno fatto notare, ma non è difficile notarlo, che comunque in giro ci sono poche persone. In periodo anche di ribassi si aspettava questo periodo magari per poter acquistare un po' di più perché a Natale non è andata bene e così anche a Capodanno. Lei? Non è andata bene perché ci hanno aumentato troppo con le tasse e quindi non ci sono altri soldi da quello che si guadagna per poter spendere in altri modi. Alghero? Alghero, come anche altre città. Io vengo anche da poco, un anno a questa parte, dalla Toscana, è uguale. Cioè, ora lavoro qua ad Alghero, ma c'è poca gente in giro perché non possono spendere. La gente per stare in giro senza spendere, perché d'altronde si esce anche per poter spendere. Per stare in giro a girare come scemi, no, molti stanno a casa. Secondo lei che cosa dovrebbe fare l'amministrazione? L'amministrazione, più la politica più che altro, dovrebbe rendere basse le tasse. Salve signora, in giro per il centro storico, una domanda a lei. Volevo sapere, Alghero? Sì, Quindi vive da sempre ad Alghero. sempre. Ricorda un periodo di crisi come questo? No, assolutamente no. Un anno che è stato così? Per No, quest'anno proprio peggio, peggio, peggio. quanto riguarda ad esempio anche il periodo dei saldi. Uguale. Non ci sono soldi. Sì. Alghero è triste. Molto. Ma lei lo vede? Non c'è nessuno. Sì, vederlo lo vedo, però magari comprare nei negozi No, entrano. no, 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 non c'è niente, i negozi sono vuoti. Secondo lei che Cosa cosa vedo si potrebbe io? fare, signora? Qual è la causa e cosa si potrebbe fare? Darsi un po' da fare tutti, chi ci governa, non altro. Comprerà qualcosa in questi saldi? No, niente.
E a Natale? A Natale noi abbiamo lasciato un po' tutte le spese al posto loro. È un periodo brutto, brutto, brutto. Dovrebbe essere migliore questo 2013, ma me lo auguro. Allora, voi stai esagerando al centro storico, io sti chi da mananti, se voi si ha comprati qualche cosa, ma dite che no. No, non comprare. Che cosa? Che cosa in che presa? Sono andate tra due gemme a festimare la roggia. Ah, voi state presa, non mate munera. No, io cosa faccio da munera? A me non mi serve la munera. A me mi serve la salute, boh. Tanto l'ultra ball, voi stai esagerando. Eccolo lì, a scuviate. Va bene. Ah, ma faccio che ti che presa, dai. Chiedo scusa. Ciao. Arrivederci. A passeggio per il centro storico, accompagnare la moglie a fare acquisti? Sì, per vedere più o meno cosa si può trovare di buono, a prezzi buoni, diciamo. Quindi lei ha deciso di acquistare per i saldi? Sì, serve qualcosa, però bisogna proprio essere colpiti dal capo che interessa, altrimenti... Cioè, è certosina la ricerca. È una necessità, solo che di solito si tende ad approfittare dei saldi, ma... trovando proprio l'occasione diversamente si tira dritti. La crisi? La crisi, io sono pensionato, quindi anche se pure a noi tocca la crisi, però poi non so, forse sembra più quello che si dice a parole che nei fatti, perché poi in effetti la gente continua a vivere lo stesso, ad eccezione di quelli che stanno perdendo il lavoro, giustamente, però poi per il resto dico... è una questione di un'atmosfera di crisi, ecco. Di solito si crea l'atmosfera di gioiosità, eccetera. Adesso siamo colpiti da questo spread e quindi tutto va a finire che lo spread significa crisi, paura più che altro, paura di non poter fare o temperare agli impegni che magari non si è preso in futuro, eccetera. E poi per i figli. La crisi proprio che... per i giovani non c'è un'occasione di lavoro, questo non c'è, però poi diciamo noi di una certa età che abbiamo già fatto la nostra vita lavorativa, ci abbiamo guadagnato tra virgolette la pensione, si vive anche perché abbiamo meno esigenze anche dei giovani, ecco, non è che sia una questione di apparenza, però è tutto rapportato al modo che si vuole vivere. Signora, passeggio per acquistare? Sì, sono venuta ad acquistare qualcosa, però saldi ne ho trovati pochi. Perché, ah, quindi molti ci dicono niente soldi, niente saldi. Lei che cosa ci dice? Dico niente saldi. Lei dice niente saldi, la crisi la sente? Abbastanza, sì. Beh, si sente un po' a tutti i livelli la crisi. Un po' meno, magari di tante altre persone che non hanno lavoro, ecco, io non mi posso lamentare per questo. Il nostro lavoro va con tanti sacrifici, però va. La grande mancanza quindi secondo lei è il lavoro? È il lavoro, principalmente il lavoro, ma il lavoro per i giovani, ma non è soltanto questione di lavoro, è questione di tante, tante, tante cose. Manca un buono stato sociale da noi, proprio buono, manca lo stato della famiglia, secondo me, bisognerebbe curare molto di più. Giovani, famiglie, mamme, asili nido, tutte. Quindi in questo senso le amministrazioni dovrebbero fare questo, secondo lei? Qualcosa di più, qualcosa di più, sì, qualcosa di più, nel possibile naturalmente. Le tasse ci stanno strozzando a tutti i livelli, a tutti i livelli. Noi abbiamo pagato quest'anno degli IMU pazzeschi, pazzeschi, e come noi tanti altri. Signora, buonasera. Buonasera. Lei non è algherese? No, sono di Roma. Ma è turista oppure è a casa qui? Ho casa qui, da qualche anno. Vabbè, faccio la stessa domanda anche a lei. È in giro per Alghero, sta acquistando per i saldi? Sto acquistando per i saldi, anche se è un po' un deserto. Cioè? Non... cioè non c'è nessuno. Sono anche venuta prima di Natale per comprare i regali di Natale. Sinceramente c'ero solo io. E molti negozi erano chiusi, proprio un deserto. Lei da quanti anni è che viene ad Alghero? 3 anni. Ricordava così? No, assolutamente. 3 anni fa non avrei comprato la casa. 3 anni fa era molto più viva, molto, sia d'estate che d'inverno ovviamente, che veniamo d'estate ma mi piace venire tutto l'anno, ogni mese io sono qui e purtroppo c'è un decadimento generale proprio, molti negozi sono chiusi, sono stati chiusi. Anche ad Alghero si sente comunque la crisi come si sente in altri posti? Ah, sicuramente, forse qua di più però.
credo in tutta la Sardegna, nell'isola proprio. Pensa che sia una cosa dovuta anche al fatto del turismo? In che senso? Che manca il turismo, come ha detto lei, che non c'era la gente neanche a Natale. Sì, ma non ci sono nemmeno gli algheresi che girano, cioè non c'è proprio nessuno. I turisti sicuramente molti di meno, che in questo periodo gli altri anni era pieno comunque di stranieri, dell'Europa del Nord, come gli altri anni, invece adesso no, no, non c'è proprio nessuno. Si è pentita di aver comprato casa qui? Sto pensando. Ci sto pensando, probabilmente la scelta, non lo so, era stata molto attenta, ma evidentemente non potevamo prevedere questo. Insomma. Anche perché paga l'IMU. Pago l'IMU, pago l'IMU. E non lo so, la cosa anche per esempio che mi ha turbato è d'estate la marea gialla sulla spiaggia, è una cosa vergognosa, perché non si può andare al mare, cioè Alghero è una città di mare, non si può andare al mare. E penso che anche faccia male. Lì per lì ho pensato anche, beh vabbè, ma se non c'è il divieto di balneazione probabilmente è una cosa naturale, è un reflusso di alghe, di detriti, della marea, non lo so. Sinceramente invece no, perché si ripropone tutte l'estate, c'è schiuma, c'è marea, è brutto, è veramente brutto, non si sa dove andare al mare.